start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio farvi un video un po' particolare perché questo è un vlog e voglio parlarvi di recenti cambiamenti che ci sono stati e a livello soprattutto di, insomma, la storia del canale e la sua connessione. Diciamo che potrei definire la mia esperienza su YouTube abbastanza eroica e vi spiego il motivo. Ho aperto il canale nel 2013 e ho iniziato a fare video nel 2014 in pianta stabile e da allora fino al 2023 ho continuato incessantemente con 3 video settimanali. Ma come è cambiato nel corso degli anni la mia connessione e le mie tecniche di upload su YouTube? In pratica io vivevo con i miei e ho vissuto appunto da quando ho aperto il canale fino a inizio 2016 e lì avevamo una DSL, non farò nomi di provider, però venduta come 20 mega andava come una 2, una 4 e in upload aveva meno di 0,5 in upload. Qui inizia la fase eroica. Io avevo acquistato un Raspberry Pi, che cos'è? Uno scatolino con dentro un processore, insomma un sistema operativo Linux, collegato a un monitor. Io ogni notte gli collegavo l'hard disk con i video registrati e li uppavo 7-8 ore a video in 720p. Cosa è successo dopo? Beh, sono andato a vivere da solo e dovevo scegliere, la DSL in quella zona era scarsa, ho scelto una connessione di tipo aerea con la parabolina. E che cosa ho scelto? Beh, a quel tempo c'era la 10, la 20 o la 30 mega, ma tutte queste avevano il problema che una volta scaricati 50 giga, cosa che io 50 giga li scarico in un giorno se mi prendo bene, soprattutto con i giochi che già nel 2016 comunque erano belli pesanti, si veniva limitati a 5. Quindi ho detto, mi sono informato meglio, c'era un profilo che costava 50 euro al mese, 8 mega, mezzo in upload, però 8 mega fissi. Quindi mi sono accontentato e mi sembrava di volare rispetto alla 4 mega DSL instabile che avevo prima nella vecchia casa. Fatto sta, faccio il contratto, passano 2 settimane e scopro che i profili da 30 mega non hanno più il limite. Allora contatto, dico scusate ma adesso che è 30 me l'ha cambiato, no, 200 euro di disdetta e devi rifare il nuovo. Cioè, vabbè, niente, me lo tengo, continuo eroicamente a caricare i video da un hard disk collegato alla Raspberry Pi, collegato all'alimentazione e all'HDMI del monitor. La notte, prima di andare a dormire, avvio l'upload, la mattina controllo, fine. Continuo a uppare i video in questo modo, live neanche a parlarne, ovviamente avendo 0,5 in upload, le live sono assolutamente improponibili. Beh, poi 2018 c'è il passaggio alla 30 mega, mi propongono appunto un passaggio alla 30 mega, dato che comunque non ero più vincolato, c'è la possibilità di mettere la 30, mettiamola la 30. Metto la 30 e c'è un problema di fondo. Ci sono 3 mega e 3 in upload, mi pare. Riesco a fare qualche live, ma molto limitata, in 720p, perché comunque è lì il limite che se scende un minimo l'upload salta tutto. Però, bene o male, i video riesco a caricarli col PC, perché comunque ci mettono un'oretta e bene o male li carico. Il problema è un altro, e voi lo sapete bene perché ai tempi ho pubblicato un video che è stato uno dei più visti in assoluto del canale, non il più visto, ma uno dei più visti, con diverse migliaia di visualizzazioni, dove se con questo tipo di connessione voi scaricate più di tot giga, il sistema si insospettisce del provider e vi blocca a 5 mega. Ovviamente dovete contattarli, dirgli che non è niente di irregolare e vi sbloccano, per poi ribloccarvi la volta dopo. Addirittura ricevete una risposta dove mi dissero: guarda, abbiamo sentito il tecnico e per i traffici che fai tu è insostenibile, per la BTS, insomma, il ripetitore, insomma, tu consumi tanto traffico. Vabbè, sono stato una spina nel fianco per il provider perché li contattavo ogni volta e mi lamentavo, insomma, e mi sbloccavano ogni volta.
Poi, cos'è successo? A 2019 mi propongono la 100 mega. La 100 mega non aveva questo problema, non me l'hanno detto perché è sempre una cosa stata molto segreta, insomma, che bloccassero. La 100 mega andava con 10 in upload, che poi è stata alzata a 20 in upload nel periodo di lockdown per favorire comunque le DAD, le didattiche a distanza, e lì i problemi sono, non ne ho più avuti. Onestamente non ce ne sono più stati, 100 mega non erano stabili, ovviamente andavano la mattina, magari primo pomeriggio e la sera tardi a 100, 90, 95, 100, durante il giorno magari 30, 40, 50, 60, 70, comunque buono e onorevole, insomma, dignitoso. Le live a 20 mega di upload si potevano fare tranquillamente, ovviamente se una sera va 20 fisso e una sera magari mi oscilla 10, 15, è successo pochissime volte, però... Insomma, non è il massimo perché comunque non sai se è. E, vabbè, cambio casa nel 2021. E, momenti d'ansia, avevo fatto anche un video in proposito perché qui non si sa se arriva la 100. Momenti d'ansia mentre il tecnico mette l'antenna sul tetto e va, meno male. Canale salvo, insomma, le abitudini che avevo sono salve e si va avanti. Il problema è questo, che avendo l'antenna sul tetto, se voi avete l'antenna vi consiglio sempre di metterla sotto magari un terrazzo o comunque coperta, perché quando partono i temporali con i relativi campi magnetici o comunque diluvi universali, la connessione va via. Non va via per tanto, perché salta un minuto o due, poi torna, poi solo se lampi, tuoni, insomma, risalta di nuovo, ma... Il problema è che non si può farci affidamento su questa connessione se diluvia. Se è bel tempo andate come rocce. E la cosa interessante è che comunque se ci sono problemi sul ripetitore, interi paesi sono senza connessione. Quindi è premura del provider sistemarli subito. E non avete voi il problema che dovete aspettare settimane. Comunque niente da dire. La gavetta, il peggio, diciamo, era comunque passato. Poi... si ventilava l'idea della fibra, la fibra nelle aree bianche, che sono quelle aree che non hanno comunque diciamo un'importanza commerciale, perché nessuno ha interesse a portare la fibra in queste aree, magari di campagna, fuori città. E Open Fiber però sta provvedendo a questo, lo sta facendo in tanti paesi, ve lo dico, magari non c'era una speranza nemmeno per me, però invece ci sì. Non è stato semplice perché comunque abbiamo avuto problemi di non sapere dove passassero i cavi, quindi sono venuti i tecnici, hanno visto, ma dovete fare questo, abbiamo preparato i tubi e tutto. Andiamo per fare il cablaggio e ho il tubo della corrente, insomma, che entra in casa, che è otturato, quindi i tecnici prendono, vanno via di nuovo. Chiamo l'elettricista, faccio liberare il tubo, momenti d'ansia anche lì perché il tubo una volta tagliato era ancora otturato, siamo riusciti comunque a liberarlo, se non lo liberavamo... ero tagliato, cioè dovevo proprio rifare tutto l'impianto, ma era una roba costosissima, e alla fine sono riuscito a portare la fibra in casa, sono venuti, hanno cablato e pago comunque non 20 euro, però prima pagavo 42 con l'ultima connessione a 100, ne pago 30 al mese adesso, 60 al bimestre, e vi faccio vedere quali sono i dati di connessione ora. Ecco, questo in realtà è il limite della mia scheda di rete, perché in realtà la connessione sarebbe da 2500 e 500 in upload. Vedete, 500 in upload va, il 2,5 ovviamente i limiti è 1 gigabit di tutte le schede comuni ad uso normale, perché le altre comunque sono molto costose e sono più per uso aziendale. Però diciamo che con questo problema qui, cioè il problema della connessione ormai non c'è più, perché comunque si può scaricare velocissimo, si fanno live tranquillamente, insomma lo testerò nei prossimi tempi. Volevo condividervi questa esperienza perché magari cambierà qualcosa in futuro, insomma magari ci sarà qualche live in più, agiremo un pochino in modo un po' più dinamico senza avere più paura della connessione, e anche per raccontarvi tutta l'epopea che ho vissuto negli anni, in questi 8 anni, 9 quasi, di canale, forse 10, perché il canale quest'anno fa 10 anni, e una gavetta immensa, c'è chi la fibra l'ha avuta molto prima. Io purtroppo ho avuto questa sfortuna, però è giusto per dirvi che se abitate in zone remote non è detto che non le coprano, perché hanno coperto la mia, che è una zona dove fanno il vino, quindi non è che è una zona che è
è fuori, cioè è anche una via che non ha senso la mia, perché è una via che fa un giro e poi torna sulla via principale da un'altra parte, quindi ci sono solo case, soprattutto case che hanno comunque 20, 30, 40 anni e non ci sono attività commerciali, assolutamente zero, sono tutte case, un quartierino residenziale, insomma, nella prateria, quindi sotto le montagne, quindi... c'è speranza sul portale comunque di Open Fiber, sulla copertura della banda ultralarga, c'è il sito proprio banda ultralarga, potete vedere la vostra zona e vedere se è pianificata o meno, però stanno coprendo praticamente tutto ormai, praticamente vi portano il cavo in casa, in sintesi, ed è quello che hanno fatto a me. Fanno il sopralluogo e come tempistica io ho fatto il contratto il 15 mi pare di dicembre e mi hanno collegato più o meno il 18 di maggio, quindi quindi 5 mesi dove non ho pagato nulla. Nel momento in cui venite collegati la connessione è immediatamente funzionante, vi addebitano e vi fatturano 2 mesi, almeno per me è stato così. Poi ovviamente avete sempre un paio d'anni di vincolo con quel provider. Perché? Perché si sono accollati tutto il costo, perché non pagate nulla assolutamente, voi pagate solo i lavori che fate nella vostra proprietà, ma il buco in strada, la fibra che tirano sui pali piuttosto che altrove, sottoterra, scavano nella via principale, è tutto a carico loro, del provider che paga, appunto in questo caso io Open Fiber che ha tirato i cavi. Ecco, volevo solo due chiacchiere, farvi questa cosa e documentarvi, insomma, perché spesso, soprattutto quando ero live da Mirko, mi si prendeva in giro per la connessione simpaticamente, ci ho sempre fatto una risata sopra perché che altro vuoi farci, e adesso speriamo che non ci siano più problemi, insomma, perché onestamente 2 gigabit non servono a una persona, 1 gigabit va più che bene, mio punto di vista, e poi vendono anche la 5 e la 10, però non serve, una volta che scaricate 90 giga in 15-20 minuti non vi serve altro, insomma, per il momento. Poi magari tra 15 anni i film saranno in 16k e saranno da 2 tera l'uno, a quel punto magari ha già più senso, però insomma, ecco, questa è la condivisione della mia esperienza. Con questo vi saluto, lasciatemi un saluto, un commento qua sotto e alla prossima, ciao ciao.